Nasce dalla mia storia personale, diciamo, per mia sfortuna, ma anche per la gioia di aver visto la potenza dell'impianto cocleare, della capacità dell'impianto cocleare di recuperare veramente da tutti i punti di vista, chiaramente la persona a me più cara, che è mio figlio, che ha un impianto cocleare bilaterale, che ha l'operazione da subito in tenera età. Grazie. È stato individuato come bambino con problemi uditivi in età preverbale alla nascita, grazie allo screening uditivo alla nascita che abbiamo la fortuna di avere in Campania e siamo in eccellenza, sì. In quanto questo è un obiettivo, in alcune regioni non è ancora stato raggiunto, invece noi ce l'abbiamo, ecco, almeno da 10 anni, da quando è nato mio figlio. Quindi fu individuato molto precocemente, è stato purtroppo il tipo di sordità era necessario intervenire con l'impianto, sono intervenuto molto precocemente e brillantemente dopo l'individuazione fatta al policlinico, è intervenuto il dottore Della Volpe con l'intervento, e da allora è iniziato un percorso di recupero che è stato assolutamente semplice, posso dire, anzi parlare di recupero è quasi sbagliato, perché non ha dovuto mai recuperare niente, ha dovuto semplicemente fare un percorso di accompagnamento a una normale crescita. E quindi, vivendo questa realtà, avendo quella fortuna di conoscere Maria Sveglia su altri aspetti rotariani, abbiamo pensato di lavorare insieme a questa nuova frontiera, di parlare siccome il bambino impiantato, ripeto, funzionalmente ritorna ad avere le stesse potenzialità, allora dice, perché non creare un premio che possa essere da stimolo per tutto il mondo che gravita intorno all'impianto cocleare, per migliorare ancora di più, non accontentarsi del finanziamento sociale, ma andare anche alla cultura musicale. Quindi siamo inventati questo premio. Spero che abbia una lunga vita davanti a sé. Certo, grazie. Maestro Sveglia, certo, non ha avuto l'idea del premio musicale Armonie Cocleari in Conservatorio? Io, quando ne ho parlato, buonasera a tutti, innanzitutto saluto tutte le autorità rotariane e tutti gli amici presenti. Quando ne ho parlato con il direttore del conservatorio, il maestro Elsa Evangelista, lei non conosceva proprio, non sapeva di quanto si fosse fatto in campo medico-scientifico, ed è rimasta molto colpita, e quindi subito ha detto sì, noi come conservatorio ci siamo felici, e quindi infatti il concorso vero e proprio si svolgerà a giugno proprio nelle sale del conservatorio, e la giuria, e ci sarà lo stesso direttore, appunto il maestro Evangelista, che ha detto sì, mi farà molto piacere essere in giuria, ci sarò io insieme ad altri colleghi, e poi tutti gli amici di qui, sia del Rotary che dei medici, insomma, e sarà, penso, una cosa molto bella. Abbiamo deciso di dividere in due sezioni, una sezione per i musicisti classici e una sezione per il jazz e la musica leggera, perché sennò era troppo difficile, diciamo, poter dare un giudizio un po' su tutti i generi. Quindi sarà divisa in due categorie e ci saranno i due vincitori delle due sezioni, che avranno dei premi, borse di studio, forse di studio. Io penso che questa è una cosa bellissima, anche per me è stata una nuova cosa, una scoperta, perché non sapevo anch'io nulla, sono stata al policlinico, e veramente ringrazio Francesco e ringrazio tutti gli amici che mi hanno aperto un altro mondo, e quindi adesso sono molto contenta di sentire sia stasera il concerto del maestro che suonerà Santa Colomba, che poi ho avuto modo di sentire però già su YouTube, bravissimo, e poi mi farà piacere sentire tutti i giovani che verranno, i giovani concorrenti, quindi, e spero che ci sarete tutti con noi al Conservatorio San Pietro a Maiella a giugno. Lascio la parola. Grazie. Della sezione di biologia del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università Federico II di Napoli. Il suo dipartimento è in prima linea nello screening uditivo neonatale. Ci può spiegare l'importanza di questo intervento veramente in fase prenatale? Sì, cioè quello che è importante è che, come dicevi, già accennava sia Francesco sia la professoressa,
che se si diagnostica precocemente un bambino, questo bambino non è che ha bisogno di chissà che cosa, cioè ripristinare il canale acustico manda il bambino in alto apprendimento. In Regione Campania oramai abbiamo superato il 500.000 di bambini esaminati e voglio dire la Campania è iniziata nel 2006 ed è una regione pilota su questo, per quanto riguarda questo tipo di esperienza. Quello che mi fa piacere dire è quello che dicevamo 10 anni fa che eravamo una regione pilota, oramai lo screening uditivo neonatale è legge dello Stato italiano, è entrato nei LEA, per cui tutte le regioni e quindi tutti i bambini purtroppo con problemi potranno usufruire di questa diagnosi precoce e di un futuro sicuramente migliore per quanto riguarda le performance percettivo-linguistiche e quindi anche l'inserimento scolastico. Volevo dire, sono molto contento di questa iniziativa, ne ho parlato con Francesco e con la professoressa, perché vedo presenti stasera tutte le strutture coinvolte della Regione Campania, manca soltanto Ottenzio della Volpe stasera, ma Carlo Antonio, perché non poteva essere presente stasera, e Antonio, siamo tutti quanti qua, quindi è la Campania presente per quanto riguarda un'esperienza importante sulla riabilitazione della paralisi. Grazie. Grazie. Dottor Della Volpe, il Santo Bono è diventato negli ultimi anni il primo ospedale in Italia come numero di impianti cocleari dei bambini. Sappiamo dell'importanza dell'intervento precoce, ma tutti sono a conoscenza dell'impianto cocleare, della differenza con le protesi, dell'importanza di ha centrato un problema molto importante. Appunto in Campania abbiamo questo primato, una volta tanto un primato rispetto alle altre regioni dello screening. Uno dei problemi che c'è stato in questo periodo è quello della divulgazione, della conoscenza e tutto ciò, sia appunto che c'era l'obbligatorietà dello screening e quindi tutti i nominati dovevano essere sottoposti a questo, vabbè, questo era un dato, come dire, obbligatorio. In molti casi non c'era conoscenza dei centri di riferimento a cui poter afferire per poi successivamente trattare il bambino, che sia un trattamento con protesi acustica tradizionale, come è nella maggioranza dei casi. Vorrei sottolineare questo, in realtà la maggioranza dei casi soggetti con ipoacusia vengono trattati con protesi acustica tradizionali, in casi selezionati, e qui è molto importante la precocità, vengono trattati con l'inserimento dell'impianto cocleare, che come ha detto correttamente il dottor Palagiano prima, ripristina la funzione uditiva, ripristina, in realtà l'udito è l'unico organo di senso attualmente sostituibile, nessun altro organo di senso può essere sostituito, nel caso dell'udito sì, se qui il bambino impiantato precocemente, e anche su questo aspetto precocemente bisogna essere un attimo attenti, in quanto non bisogna fare una corsa alla precocità, ma bisogna valutare precisamente la diagnosi e stabilire qual è il momento più opportuno. Comunque il bambino è un bambino che ha una funzione uditiva nella norma, pertanto avrà un'acquisizione del linguaggio, un inserimento scolastico, ormai questi sono i parametri che noi valutiamo, non è più il fatto che il bambino parli o meno, lo diamo per scontato. A questo punto noi valutiamo il bambino nelle performance superiori, l'aspetto cognitivo del bambino, perché questo è il danno che si può subire da un deficit uditivo trattato in maniera non corretta. Pertanto un premio musicale è veramente, secondo me, un'idea ottimale, eccezionale, perché la musica rappresenta un'elaborazione superiore a livello corticale, pertanto vuol dire che questi soggetti impiantati sono soggetti normodenti o in molti casi, come dire, hanno delle performance superiori al soggetto con un dito nella norma. Certo. Dottore Della Volpe, ci può spiegare la differenza tra protesi e impianto? Che cos'è un impianto cocleare? Perché tanti non lo sanno, non conoscono questa nuova tecnologia. La protesi acustica è quello che tutti voi avete sicuramente visto, altro comunque è un apparecchio che amplifica il suono, che è utile, utilissima in determinate situazioni di ipoacusia. L'impianto cocleare è un elettrodo che attraverso un intervento di microchirurgia viene inserito all'interno della coclea, quindi se vogliamo è una stimolazione di tipo elettrofisiologico, questa è la differenza. Invece nel caso della protesi acustica abbiamo una stimolazione elettroacustica, appunto un meccanismo totalmente diverso, che ha delle indicazioni precise nelle forme di ipoacusia grave e profonda e che permette di stimolare direttamente le cellule della coclea. Grazie. Dottor Leone, al Monaldi eseguite impianti sui bambini, ma anche sugli adulti, perché si parla di impianti di bambini impiantati, ma anche di adulti. Fino a che età è possibile eseguire un impianto? Proprio
in una ricerca europea sull'impianto cocleare nell'anziano. Sì. L'anziano si intende persone superiori ai 65 anni. Ma prima di entrare nel merito, io devo veramente fare i complimenti a Francesco e a tutti quanti che hanno avuto, a Rotary e a tutti quelli che hanno avuto l'idea di fare questo premio e soprattutto di lanciare questa iniziativa che ci consente a noi terapeuti di poter divulgare l'importanza enorme che questo nuovo strumento ha dato all'umanità. Voi pensate che la sordità è un handicap invisibile per chi ci sta vicino, ma diventa un handicap gravissimo per chi ha questa sfortuna di non sentire, perché la comunicazione, quindi la capacità di vivere in una comunità, avviene attraverso il canale verbo-acustico. Se io questo canale lo chiudo, sono un soggetto isolato. Io ho scritto un libro sulla patologia dell'orecchio nell'anziano, e un capitolo l'ha scritto una psicologa romana che ha definito la sordità un handicap peggiore della cecità, cosa che